È uscito Super Mario Maker 2. Avete mai visto un gioco dove nel menu principale puoi già giocare? Subito partiamo all'azione. E volete sapere la cosa ancora più carina? Che questa mappa l'ho creata io prima. Ehi, dammi la macchina, la voglio io. Ok, mi sono anche trasformato nel gatto. Ora prendo la macchina e andiamo ad investire un po' di... Va bene, ora andiamo e giochiamo un po' alcune mappe. Pensavo di iniziare con la modalità storia, dato che nei sondaggi tutti volevate vederla. La storia è molto semplice: un cane tanto stupido come quello di Undertale ha distrutto tutto un intero castello. Toccherà a me, Super Mario Costruttore, ricostruirlo. Ho già messo degli schiavetti all'opera dietro, ma per andare avanti dobbiamo prendere soldi. E come si ottengono i soldi? Lavorando. Ovviamente il mio lavoro è tutto fuorché l'idraulico, anche se dovevo esserlo. Buon divertimento! Eh sì, facci tu a contro tartarughe gigante digievolute. Va bene. Questo nuovo Mario ha il 3D World, quindi è molto carino lo stile, mi piace. Molto 3D in confronto a quelli vecchi. Maledetto! Mario, ma per vedere ste robe ti mangi funghetti? Probabilmente... sì! It's a me! Mi faccio di LSD! Stiamo... cacchio! In realtà quello è uno schiaffo di mia madre, ma io ho visto un fungo atomico che mi mangiava. Questo è l'effetto della troca. Io voglio diventare Cat Mario. Sì! Eccolo, finalmente! Cat Mario! In tutti i sensi. Questa è bellissima perché possiamo essere un gatto, e il gatto ha tanti poteri molto carini. Intanto di mangiare tutti. Niam! Poi hanno fatto una cosa carina, che se sbagli troppo... c'è il tuo fratello che ti permette di costruire le cose, quindi mi give un fiore. E ora divento oceanissimo e posso tirare palle di fuoco. Abbiamo completato, vabbè, i livelli della storia, almeno per adesso, sono quasi come un tutorial, sono easissimi. E così abbiamo aggiunto soldi nel conto in banca e io posso usarli per mettere le fondamenta e costruire un po' tutto, vero? Guardate, 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 ecco! Le fondamenta del castello, siamo solo all'1%. Yay! Ah no, al 3%. Yay! Proviamo un altro livello della storia e poi andiamo a giocare a quelli degli utenti. Sotto il sole malvagio del deserto. Previsioni meteo di oggi per il deserto. Cielo sereno e sole cocente. Come hanno fatto a prevedere tutto questo? Aiuto! Cos'è quel sole? Non mi dire che mi segue! Mi sta perseguitando! Ah! Guardatelo, è cattivissimo! È quasi più cattivo di quello reale. Ah, wow, wow, wow! Ah, non voglio vederlo! Aiuto! Aiuto! Mamma mia, che roba! Ah, adesso posso volare io? Ah, così, guardate! Aspetta che devo prendere queste monete. Oh, sono esoso. Mario in realtà veramente è uno che si è fatto i miliardi a forza di raccogliere monete nel deserto. C'è solo Mario così fortunato che trova delle cacchio di monete nel deserto. Vabbè che il suo duro lavoro è sconfiggere strani scarafaggi che vanno in giro per il mondo, però insomma... Porca vacca! Ah! E se prendo l'altro potere... Aspetta, aspetta, aspetta. Ah! No! No! Ti odio, Mario! Fai schifo! Tutti questi soldi, ma sei comunque un deficiente. Ah, hai visto? Si poteva prendere solo con l'aria tutta. L'aria tutta forever. Barum. Oh no, oh no, oh no, oh no. Per fortuna sono scemi e pazzi suicidi. Secondo me i nemici di Mario sono depressi. Si suicidano per quello. Vabbè, comunque abbiamo completato il livello del deserto. Siamo entrati dentro il castello aspettandoci di trovare Gnocca. E invece cosa abbiamo trovato? Bowser che si faceva la doccia. E io, porca vacca. Va bene, dai ragazzi, abbiamo completato un po' le fondamenta. Sono tutti i miei schiavetti, dovete lavorare però. Le fondamenta sono pronte, sono persino più ampie di prima. E sono solide come la roccia. Ok, ora li ho messi a lavorare. Mentre lavorano, ragazzi, andiamo ai livelli degli utenti. Credo che non riuscirò mai ad essere sicuro di me quanto il mio personaggio è sicuro di sé. Ok, andiamo sui livelli più popolari e vediamo di farne qualcuno di carino qua. Vorrei fare sempre uno di 3D World che mi piace. Ok, questo è tanto tanto giocato. Proviamo a giocarlo anche noi. Bello, ok. Disegno meglio io quando apro Paint, comunque. Cos'è quell'AI? Ok, il livello per ora sembra tranquillo, semplice, non sembra nulla di incredibilmente complesso. Non capisco cos'ha questo livello per essere ai top dei top. Spiegatemelo, cos'ha di così speciale? Potrei farlo anch'io, secondo me qua ti dà la tuta da gatto. Perfetto, ora prendo la gallinella e gliela butto addosso.
ora ho capito perché sono un idraulico. Finalmente ci sono i tubi in questo gioco. Quindi per que... Dai, non me l'aspettavo però. Sei un figlio di... Sì, vabbè, come faccio? Ah, così, devo tirarlo dal tubo. Hai capito, così si poteva fare. Ora ci penso io a te, maledetto. Ecco qua. Geniale, wow. Guarda come si vanta della stessa mappa. Posso lasciargli i commenti? Ah, commenta, vediamo. Se pubblico un commento, questo sarà visibile nel gioco e su internet. Tipo come su Dark Souls. Gabby was here. Così ogni volta che voi giocherete sta mappa, in teoria dovrebbe venire questo commento, no? Durante il gioco, forse. Ah, Gabby was here, vedete? È comparso qui. Ho di nuovo, ecco, Mario is a furry. Sì, è vero, ora che ci penso Mario è veramente diventato un furry, cavolo. È troppo facile sto livello per adesso. No, le rubo la macchina. Grand Theft Mario, it's become reality. Poveri scarafaggi, poverini. Mamma mia, dove sto andando? Non lo so neanche io, ma mi sto divertendo un mondo. Ok. Ragazzi, non ho pietà per nessuno. Sì. Ok, dai. No, il livello era ben fatto, devo dire. Molto semplice, però. C'è di peggio. Mario Furry. Ok, questo mi ispira. Proviamo un livello diverso, questa volta un po' retro. Va bene, Giappone, devo impararti. Non sono imparato nel Giappone. Ecco i simboli giapponesi. Aiuto, che difficile, arrivano già. Esagerato. Che cacchio è? Questo è il livello impossibile. Perfetto, però è... Ah! No, vabbè, dai, si muovono straveloci. Quindi io devo correre. Aiuto, 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 aiuto. Aiuto, 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 aiuto. Aiuto, aiuto, aiuto. Ah, salvatemi. Va bene, come evitavo quella, dai. Ah, sì, sì, sì. Ok, 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 ok. Progressi, bella corsa contro il tempo. Che vuol dire? Ora il checkpoint. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, devo scappare nella porta. È troppo. No, vabbè, c'è l'esercito dei malviventi. Porca trotta. Ok, ok. Ho paura veramente. Ho i pantaloni umidi dalla pipì che sto sparaflesciando. Aiuto, aiuto, aiuto. Ok, ok. Ah, ok, gli puoi saltare sopra. Godo, godo tantissimo, non lo sapevo. Tanto grossi ma poi muoiono in grossolano modo, porca... Non fa bene mangiarlo. Sono già bravo per le mie prime volte. Ditelo tutti assieme. Ditelo tutti assieme. Ok. Porca vacco. C'è un esercito... Tutte le dannate tartarughe che ho ucciso nel corso della mia esistenza sono tutte lì. Tutte lì per uccidere me. Cosa avete contro di me? Vi ho accorciato una vita che in realtà sarebbe stata una vita lunga e piena di sofferenze. E mi odiate così tanto. Yeah! Ok. Ok, ok. Vola, 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 vola. Ora lo so. Ora lo so! Perché quello così... Ah, sì. Oh, oh, ok. Ah, va tutto bene. Pensavo mi avessi ucciso. Sì! Oh! È vinta? È vinta? Abbiamo vinto? Sì! Ora voglio provare a giocare una partita online in competitiva. Vediamo che succede. Possiamo giocare contro altri giocatori e vince chi arriva primo alla fine dell'ostacolo. Sono stati trovati dagli avversari. Guardami. Ma chi è il più figo in mezzo a tutti? Ok, bisogna correre, bisogna arrivare alla fine. Bisogna arrivare alla fine. Qua secondo me diventi un gatto. Ok. No, lo voglio io. Fregati. It's a Luigi. It's a Luigi. Non devo fregarmene dei power up. Devo solamente andare velocemente alla fine. Non posso accettare. Eccoli, li ho trovati, li ho trovati. Ho trovato quel maledetto di Todd. L'ho trovato, non ne frega niente. Andiamo avanti, non caghiamo nessuno. Seguiamo il percorso già liberato dai miei amici. Ok, perfetto. Non vedo niente. Vedo solo la mia vittoria. Qua c'è un checkpoint, devo prenderlo. Questo per forza, altrimenti rischio grosso. Ok, qua c'è una porta. Vai, 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 non arriverò ultimo. C'è pure la boss fight. Ok, faccio fare tutto a te. Faccio fare tutto a te. Tu sblocca la chiave. Tu sblocca la chiave. Tanto io devo solo arrivare. Mi hanno ucciso? Siete scemi, eh? Aiuto. Bravo, bravo. Hai ucciso. Vai, 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 vai. Ok, ok, dobbiamo andare per primi. Io prendo la quest'altra chiave. Maledetta. Ladra, ladra. Di una famiglia ladra, bastarda. Dobbiamo trovare assolutamente l'altra chiave. Sono arrivato primo.
Sì! Luigi! Ho fatto fare tutto il lavoro agli altri e ho vinto io. Guardate, guardate, guardate come mi lodo e mi sbrodo. Sto salendo di livello, da deficiente arriverò. Guardali, guardali, guardali tutti tristi. E io felice. Ok ragazzi, nuova partita. Maledetti. Adesso io sono Mario. Ok, quindi devo arrivare prima di tutti. Perfetto, sono già primo. Sono già primo, mangiate la mia polvere di acidi. Ok. Ok, no. Andiamo lì avanti. No. Odio le tartarughe. Perché purtroppo, siccome uso il wifi, mi lagga un pochettino. Quindi io... Conta solo se arrivi primo, non importa come ci arrivi. Todd infame, ti salto in testa, grazie per la spinta. Pirlotto! Pirlotto! No, stai lontano! Stai lontano! Ho vinto! Ok, questo è un livello retro giapponese. Bene! Ok, siamo tutti retro, guardaci, aiuto. It's me! It's me! Fatemi uscire, sono Todd. Porca vacca, Todd muore sempre per primo. È come i neri nei film horror. Ok. 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 Aspetta. Già il traguardo. Che schifo. Ma vaffanculo. Vabbè dai ragazzi, adesso per concludere andiamo invece nell'editor dei livelli, che andiamo un po' a migliorare il livello che stavo creando. Magari ci creiamo qualcos'altro alla veloce. Vedete? Qua possiamo creare un sacco di robe con l'editor di Super Mario, personaggi, tutto quello che vogliamo. E questo è il livello che avevo creato prima, no? Vedete, con tutti quei mostri che c'era anche nel menu principale. Ora vediamo di allungare la fine, quindi andiamo al bordo della mappa e tiriamolo per di qua, cioè mettiamolo un bel po' più lontano, così abbiamo una zona carina per andare avanti e migliorare il mio livello, così poi potete scaricarlo. Ok, cosa potremmo fare? Potremmo fare che una volta usciti da questa parte ci troviamo un altro ponte bello assurdo. Quindi ora andiamo a cancellare quella nostra gomma qua e andiamo intanto a costruire questi blocchi. E dobbiamo stare attenti perché ho messo questo boss qui sopra, che appena andiamo probabilmente bello arrabbiato ci attaccherà. Se andiamo qua ne andiamo a mettere magari altri più piccolini, padre e figli. E qua ne rimettiamo uno grande, che è la mamma. E dove passano loro non cresce più l'erba, possiamo fare. Che quando... dove sono loro si spacca. Vediamo, guardate quante robe posso mettere. Power up, robe incredibili, blocchi di ghiaccio. Possiamo fare che c'è una zona di ghiaccio qua, ad esempio. Così, che scivoli. E devi magari saltare delle piante. E voglio fare che questo tubo mi porta ad un'ultima boss fight. Ok, e qua c'è l'ultima boss fight. Per ora, questo livello sicuramente lo andrò a far meglio per conto mio. Ma ora, per giusto per vedere un po' se funziona, proviamo per conto nostro. Allora, vediamo qua. Nemici, fiammetto. Oh, eccoli qua. Miauser. È Bowser versione gatto. È il Miauser. Santo cielo. Ok, questo adesso è il mio livello praticamente. Giochiamocelo, vediamo un po' cosa cavolo ho creato. Allora, divento il gatto. Ok, mi rubo la macchina. È una cosa che ho fatto io con molta intelligenza. Aia, lo sto schiantando. Però per fortuna la macchina può prendere sotto qualsiasi persona. L'abbiamo distrutta. Andiamo di sopra. Ora dobbiamo battere la boss battle, che l'ho fatta un attimino meglio adesso. Aia, mi ha già rotto le scatole. È uscito dalla mappa? Questo non era previsto? Boom! Una volta gli ho fatto male, ora stiamo attenti. Ok, ora è nel punto dove posso attaccarlo. Bene! Ok, però io ho la chiave, quindi posso aprire la porta e posso andarmene! Che boss battle! Hai visto? Oh cacchio, no! Sono morto nella mia stessa mappa, che nabbo che sono! Oh cavolo, ma mi segue? Tu non dovresti essere qua! Tu non dovresti essere qua! Maledetto! Vabbè, comunque qua c'è il coso di ghiaccio. Molto easy, pensavo fosse diverso. Qua dobbiamo fare le cose fatte bene. Appena cambia, dobbiamo saltare nel momento giusto, perfetto. Ora, cacchio, ho sbagliato, non posso batterlo. Devo tornare indietro. Ti prego! Ok, che sedere. Ora dobbiamo andare qui sopra, perché ci ho messo il fiore qua. Oh, cacchio, no, l'ho già perso. Come posso batterlo adesso? Perché per forza servivi al fiore per batterlo. Orco cane. Fa male.
vabbè, sapete cosa? Io scappo! Ciao Bowser, scarso! È completabile. Devo ancora modificare delle cose per renderla un po' più difficile e bilanciata. Ma già, vedete, è molto bello l'editor. Alla fine, con un po' di fantasia e un po' di bravura, sicuramente qualcuno di più esperto, potete creare delle mappe assurde. Quindi ragazzi, raggiungiamo 20.000 like per il prossimo episodio con mio fratello. Ci divertiremo un botto. E poi scrivete i vostri codici mappa nei commenti e li andrò a giocare nei prossimi episodi. Mi raccomando, difficili, ma non troppo. Per questo episodio di Super Mario Maker 2 lo concludiamo qua. Gioco bellissimo, mi sono stradivertito. Noi ci vediamo al prossimo. Pizza B! Ciao ragazzi!